Mi è venuto in mente un'attività che potrebbe essere fatta ispirandomi a questo libro che vi ho appena letto, che ha dei disegni anche molto divertenti, con dei conigli buffi. Non sono proprio dei conigli realistici, fatti proprio come conigli, però sono abbastanza simpatici. Allora, l'idea è questa. Possiamo provare a disegnare i conigli come meglio ci viene in mente. Per esempio, ispirandomi al libro, ho disegnato questo coniglio e poi me ne è venuto un altro con le orecchie blu e però anche uno cicciotto con a pois e questo che è molto simpatico, che ha anche la pancia verde, o questo un po' strano, o questo. Insomma, ce ne sono tante forme che possono venire in mente, che possono essere fatte, perché poi potremmo fare un catalogo dei conigli, magari per poterlo mettere come decorazione pasquale. Va preso un foglio piegato a metà per la lunghezza, in questo modo, e poi piegato, anzi, incollate le due parti insieme. E poi piegato a zigzag a ventaglio, una volta di qui, una volta di là, vedete? Eccetera, in modo che poi venga una fisarmonica. Tutti questi conigli che avrete disegnato su vari foglietti che vi vengono in mente devono essere, vabbè, colorati, ma poi anche ritagliati per essere incollati su queste facciate, diciamo, del pliant, della fisarmonica, in questo modo, su tutte le facciate, così che aprendolo si abbia un insieme di conigli a cui potete aggiungere anche dei pezzettini di carta, cartoncini, dépliant, pubblicità che vi sono state messe in cassetta, fogli di carta, fotocopie sciupacchiate che non servono più. Possono essere tutte incollate dietro, accanto, intorno ai coniglietti e naturalmente ci possono essere due facciate, due parti, con tanti, tanti conigli. Pasquali? Non lo so se sono pasquali, però è abbastanza divertente. Spero. Ciao!